Forse per le squadre milanesi è ora di far esorcizzare lo stadio di San Siro. Come l'Inter domenica, anche il Milan ha subito il gol dopo pochi minuti e con un Perugia così deciso e redditizio come quello di oggi, per i rossoneri sono stati presto dolori. Subito all'inizio Albertosi è stato impegnato da una sventola di Vannini. Sul proseguimento dell'azione Cacciatori ha mandato il pallone sul montante e ancora Vannini ha rubato il tempo al portiere battendo a rete con facilità 1-0. Proteste nell'area rossonera, ma è tempo perso. Dopo il gol, il Perugia ha continuato la sua bella partita bloccando le iniziative del Milan fuori area. Da una punizione di Rivera il tiro di Bet parato da Malizia. Al quarto d'ora, Bigon deve lasciare il campo per uno stiramento. Lo sostituisce Antonelli. Tatticamente il Milan non cambia, ma Antonelli ha, rispetto a Bigon, un tiro migliore da fuori. Novellino, marcato stretto da Ceccarini, ha stentato molto a trovare spazio. Da un suo centro la palla buona per Chiodi che con una deviazione di testa chiude la parte migliore della sua giornata. Bloccando fallosamente gli spunti dei rossoneri al limite dell'area, il Perugia rischia molte punizioni. In effetti, come si vede, non rischia quasi nulla. Finale del tempo con due milanisti a fare tutto da soli. Baresi riceve da Albertosi e lancia Buriani. Lo spunto è bello da vedere. Buriani attende che si smarchi qualche compagno, poi restituisce a Baresi. Malizia è piazzato sul forte diagonale. Il secondo tempo è un lungo assalto alla rete del Perugia. Il primo pericolo per la rete di Malizia già al primo minuto. Ceccarini salva sul tiro di De Vecchi. Vediamo ora una lunga sequenza che riassume il pressing operato dai rossoneri. Azione iniziata da De Vecchi e proseguita da Baresi, Rivera e poi Collovati. Malizia e Dal Fiume allontanano. Riprende Buriani. Sul suo cross la difesa respinge ancora finché la palla ritorna a De Vecchi. Il suo tiro taglia la foschia come un razzo, ma la palla va fuori. Da uno dei tanti falli su Novellino, punizione veloce per Rivera che fa proseguire De Vecchi. La mira questa volta è precisa. Malizia arriva con la punta delle dita a mandare oltre il fondo. Il Milan pareggia al quarto d'ora, azione in profondità, Baresi, Rivera, Antonelli. Il numero 14 avanza scartando un paio di avversari e tira infilando rasoterra l'angolino, 1-1. Rivedremo il gol da altra posizione. La nebbia sta diventando così fitta che pochi si accorgono del fatto che Castagnier mette in campo Zecchini al posto di Casarsa. La partita si chiude praticamente sul gol del pareggio, anche se entrambe le squadre non rinunciano a cercare il gol vincente. L'occasione migliore la trova il Milan con un tiro improvviso di Antonelli. Lo scontro fra le prime finisce in parità con soddisfazione di Castagnier. Castagnera, avete giocato esattamente come una capolista gioca in trasferta, con autorità finché è stato possibile, poi magari anche con un pochino di cattiveria. Il risultato è giusto? Io direi di sì, il risultato è giustissimo. Abbiamo iniziato alla grande, il gol mi pare che sia stato meritato. Poi forse l'aver fatto gol troppo presto ci ha un po' frenato. Comunque è venuto fuori il Milan bene nel secondo tempo e ha meritato il pareggio con un gran gol di Antonelli. Adesso, dopo questa partita, per la classifica, quale discorso si può fare? Diciamo che anche per noi l'aver superato anche questo scoglio è un fatto molto importante, che dà ancora consistenza alla nostra convinzione di essere quest'anno abbastanza forti. Però secondo me la Juventus resta la squadra più forte, la squadra che gioca con più continuità, e io dico che se il Perugia arrivasse con un punto avanti la Juventus probabilmente vincerebbe lo scudetto.